Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Funny Gamerick. Siamo tornati su Resident Evil 4 Remake. Siamo nei panni di Ashley, che ci siamo separati di nuovo da Leon, ma perché siamo caduti in una trappola dei fanatici. Adesso ragazzi, dobbiamo riunirci di nuovo con Leon, però dobbiamo, come dire, nasconderci attraverso queste armature. Bisogna stare attenti. Tra l'altro c'è anche un orologio che dobbiamo sbloccare. Adesso prima non si erano attivati, si sono attivati adesso quando ho preso le chiavi dell'ascensore. Comunque ragazzi, continuate a lasciare like. Sì, lo so che sto portando tanti episodi di questo gioco, però ragazzi, a parte che sono un po' limitato a fare video con la console, però in giochi del genere ragazzi si deve portare tutto. Nel senso non li merita, diciamo, pochi video, ma tanti video. Ragazzi, non so adesso come devo fare. Mi illumina davanti. Ah, ok. Tipo Resident Evil 8 con le bambole. Ah! Aiuto! Ah! Oddio ragazzi! Apri, apri! Apri! Che cazzo ne so! Questa! Sì! 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 Ah, vai, chiudi! Oddio ragazzi, oddio! Oddio ragazzi. Cioè come Resident Evil Village con le bambole. La chiave l'ho indovinata, diciamo, perché c'era il simbolo che era uguale a quello dell'ascensore. Allora, siamo arrivati qui, adesso che dobbiamo fare? Ashley, Ah. stai bene? Aspetta, mi invento qualcosa. Ok, ha salvato ragazzi. C'è un altro orologio. Aspetta, intanto salviamo. Vabbè, è già salvato, quindi non c'è bisogno per adesso. Allora, nota del bibliotecario, lo stemma, la chiave per uscire da questo maledetto posto è lo stemma della famiglia Salazar. Per trovarlo devo avventurarmi nel mausoleo sotterraneo, che è infestato da quelle dannate armature. Oh Signore misericordioso, esercita la tua virtuosa giustizia contro il malvagio usurpatore, il folle mostro Ramon Salazar. E che le tue benedette fiamme blu proteggano per sempre il tuo fedele servitore. Dobbiamo trovarlo, ragazzi. Che cosa ci va qui? È per aprire questo. Devo trovare un modo per aprire. Sì, ragazzi, dobbiamo entrare forse dentro l'orologio, non so. Secondo me nell'orologio ci sarà un passaggio che porta lì, dove ha detto la lettera. Comunque, ragazzi, qui c'è un altro tesoro, a quanto pare, da prendere col coso cubico là. Poi ci andremo con Leon, giustamente. Oh, cazzo.
sangue. Ma c'è solo sangue. Nota scritta frettolosamente. Orologio. Ah, ce l'hanno detto, ragazzi, in pratica. Le 11:04. Dobbiamo mettere 11:04, ragazzi, nell'orologio. Qua c'è qualcosa. Un tesoro. Che si apre con questa? Sì. Zaffiro, perfetto, perfetto. Poi ce lo dà Lione, penso. E lo inseriamo nella lampada delle farfalle. Salviamo. Sì, ragazzi, dobbiamo entrare dentro l'orologio, mi sa. E ci sono le armature, dobbiamo fare attenzione. Allora, le 11:04. 11. 1, 2, 3, 4. Ecco. Ora vediamo cosa c'è all'interno, ragazzi. Dobbiamo trovare lo stemma comunque. E ci sono le armature, caso. Cavolo, cavolo, ragazzi. Facciamo attenzione. Facciamo attenzione, ragazzi. Stai fermo, fermo. Va tutto bene. Vai piano. Aspetta. Dai, dai. Dai! Oh cazzo! Stanno correndo! Corri! Ragazzi, dove dobbiamo andare? E qua c'è un altro coso cubico. Dove dobbiamo andare? Orologio. Ah, nell'altro orologio, forse. Dai. Cazzo! Non fermarti! Non fermarti! Cazzo! Dov'è l'altro? Qua, qua! Comunque non c'è più quell'armatura lì. Lì, ragazzi. Non c'è più. È venuta pure da noi, lì, nella biblioteca. Allora, dovrebbe essere anche le 11:04, giusto? Sì. Lo stemma dovrebbe essere qui. Qui dentro, giusto?
Vediamo un po', ragazzi. Facciamo attenzione. Comunque, ancora non siamo morti, ragazzi. E non voglio parlare assai. Facciamo attenzione. Cazzo! Apri, chiudi, 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 chiudi. Grazie al cielo. Adesso basta armature. Forse basta armatura, forse. Ma non credo proprio, ragazzi. Guardate quante ce n'è qui. C'è solo chiuso. Dobbiamo andare qui. Stemma della famiglia Salazar. Ragazzi, mi sa che qui moriamo. Mi sa che qui moriamo male, ragazzi. Guardate, ce n'è una qui pure. C'è una qui. Avevo appena detto basta! Sì, vabbè, sì. No. Cervo, vabbè, dobbiamo prendere questi simboli. Vabbè, per adesso sono fermi. Però penso si muoveranno. Ma non adesso. Non vi muovete adesso, per favore. Ragazzi. Credo che scenderà un'armatura quando suonerò una campana di queste. Ecco. Che palle sì. Cazzo. Oh cazzo! Sono morto. Ma che è in un colpo solo? In un colpo solo? No, vabbè raga, è impossibile. Questi nemici non riescono più a muoversi se esposti alle fiamme blu. Sì, ok, ma si muovono subito. Ma che tempo di farli bloccare? Allora ragazzi, vediamo dove sono le campane. Ce n'è una lì. Una qui. Una qui. E l'ultima dov'è? Qui. Che ce la possiamo fare, vai. Cazzo. Oh, cazzo. Vai. Oh merda, si è aperto, vai. Vai, 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 vai. Oddio. Sì. Vai. Corri. Sta salvando, sta salvando. Qualcosa.
Oh merda. Come lo devo aprire quest'ora? Allora, quella parte l'ho superata. Bene. Ora devo superare questa. Come lo apro? No, non dimmi che devo posare la lanterna. Aspetta. Devo fare? Non ho ben capito. Ah, ok, ora ho capito. C'è il simbolo lì e dobbiamo mettere la lanterna giusta. Questa la devo mettere qui. Bene, questa è giusta. Questa cos'è? Non è giusta. Perché non si apre? Forse è probabile che queste sono sbagliate, queste due. Vediamo un po'. Sì, sono sbagliate, ragazzi. Guardate, è diventato tutt'uno. Ah, si dovrebbe aprire, sì. Allora, appena prendo questo si attivano tutte le armature, sicuro. Ha salvato. Prepariamoci a morire. Uno, due, cioè, ho le mani sudate, ragazzi. Uno, due, tre, vai. Vabbè. E queste? E questi? Oddio. Non muovetevi. Non muovetevi. Aiuto! Vabbè, sono morto. Ci sono andato in faccia per mettere la luce che non avevo. Pensavo che avevo la lanterna ancora. Vabbè, ragazzi, facciamolo di nuovo. Dobbiamo solo correre. Non abbiamo la lanterna. Vai! Vai! Aiuto! Apri, apri, apri! Chiudi, 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 chiudi! Oddio! Guardate cosa sta passando, Ashley! Ora qua ce n'è ancora, sta salvando di nuovo. Dai, vabbè! Lo devo girare, ragazzi, lo devo girare. Sì! L'ho girato. Dov'è l'orologio? Dov'è l'orologio? No, aspetta, non dobbiamo andare nell'orologio, mi sa. Dobbiamo andare qui, credo.
Sì, l'orologio l'abbiamo superato. No, aspetta. Qui devo andare. Sì, forse ragazzi, nell'ascensore. Nell'ascensore. Ma è chiuso! È chiuso! È chiuso! Vabbè, mi ha ucciso. Non so dove cazzo devo andare. Mi sa che dobbiamo andare da questo lato. Dobbiamo girare di nuovo questo. Vai, non mi ha preso. Andare dritti. Attenzione. Dove cazzo è la porta? Non si vede nemmeno, mia minchia, non si vede. Perché non si apre? Non si apre. Non si apre. E dove devo andare, scusa? Nelle scale. Nelle scale della biblioteca. Ora moriamo. Moriamo di nuovo, sicuro. Qui, qui, qui. Allora, andiamo nelle scale. Dove sono le scale? Lì. Oh! Attenzione! Dai, vabbè, sì, certo! Tutti accerchiati, tutti attorno a me. Vai, vai, vai. Corri, Ashley. Da questo lato. Corriamo, corriamo, corriamo! Sì! 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 La strada è giusta, ragazzi! Ok, usa! Vai! Sì! Finalmente! 3 ore! Ashley, stai bene? Sì! Un attimo, ti tiro fuori. Una chiave. Tieni, prova questa. Riesci a scendere? Ti prendo io. Come la prendi? Forse sì. No, quello rosso.
Ma non si fa niente. Merda. Ma cos'era quel coso? Situazione critica. Precisione, vabbè ragazzi, 58%, non ci fate caso. Vabbè, salviamo. Cioè, tutto il casino che ha fatto Ashley all'ultimo l'hanno preso. Continuiamo, come al solito. Ada. Allora, che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace, ancora nulla. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. È un bravo cane. Prevedibile. Bene. Tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. Ma parla di Leon. Ok ragazzi, siamo a capitolo 10. Non è cambiato, no. Siamo a capitolo 10 ragazzi. Cioè, guardate anche Leon che massacro che ha fatto qui. Cioè, comunque non era così nell'originale. Qui è cambiato qualcosa. È cambiato tutto direi. Leon affrontava, cioè noi affrontavamo nel gameplay persone, cioè fanatici dentro la gabbia. Non mi ricordo se c'era anche un Garrador. Ah, lo zaffiro di Ashley. Mettiamolo subito. E fa, me l'ha tirato prima di farsi prendere. Ok ragazzi, andiamo dal mercante. Ora ci dobbiamo passare noi da quell'armatura. Ho nuova merce che potrebbe piacerti. Vediamo cosa hai. Benvenuto. Ho delle novità per te. Granata potente. Questa roba vale il prezzo che costa, te lo garantisco. Striker. Un fucile semiautomatico con rosata ampia, quindi efficace a distanza ravvicinata. Mi piace. Però noi ragazzi, se non facciamo spazio nella valigetta, ci teniamo quelle che abbiamo. Non trovi che sia una cosa grandiosa? Posso fare la prossima volta compra qualcosa, eh? E non mi basta niente, che devo comprare? Regalami qualcosa tu. Vabbè ragazzi, dobbiamo andare lì. Dove è passata Ashley dobbiamo andare ragazzi, purtroppo. E mi sa che dobbiamo affrontare le armature. Ah, qua c'è una missione blu. Ho bisogno di qualcuno abbastanza coraggioso da eliminare quel mostruoso cavaliere. Vi avverto, è molto più forte degli altri. Gli è bastato un singolo colpo per far fuori il migliore tra noi. Sconfiggi il nemico speciale. Aurea mausoleo. 8 spinelli ci danno, ragazzi. E qui, ragazzi, un cavaliere spietato. Non so, ragazzi, non so. Aspetta, intanto...
mi trovo qui? Ah, in pratica dove devo andare? Sì, credo. Però noi ragazzi, siccome abbiamo un tesoro qui, tesoro chiuso, mi vorrei aprire quel tesoro lì. Topo, il topo, ragazzi, la missione. Dov'è? Che con Ashley non l'abbiamo ucciso. Ma con lui sì, lo possiamo uccidere, no? Dove è andato a finire? Qui, qui, qui. Vediamo cosa ci dà il mercante, ragazzi. Quanti spinelli ci dà? Ottimo lavoro. Tre. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. E adesso abbiamo 5 spinelli. E cosa? Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Vedi di non rimanerci secco. Ritorniamo lì, ragazzi. Voglio prendere almeno quel tesoro. Poi continuiamo nel prossimo video. Ora ci saranno secondo me le armature, di sicuro. Però ragazzi, possiamo rompere i vasi ora, qui. Sta salvando. Sta salvando, ragazzi. Ammazzo io per te, Ashley. Che ci danno pure le cose. Voglio andare a prendere quel tesoro. Allora, così. Lince dorata. Quanto vale? 15.000. Ah, e si possono inserire anche le gemme. La statua di un gatto fatta di oro e ardesia nera, con due cavità negli occhi e una nel collo. Benissimo, benissimo, ragazzi. Qui eravamo con Ashley poco fa. È filmato. Vediamo cosa troviamo qui. Così abbiamo fatto scendere la scala.
Ci conviene prendere delle cose qui. Ragazzi, facciamo che ci vediamo al prossimo video. Sì. Così nel prossimo video affronteremo... Cerchiamo di affrontare il Cavaliere Spietato. E poi possiamo andare... Possiamo proseguire per la storia principale. Per andare da... Nella Sala del Trono. Che probabilmente, ragazzi, manca poco per affrontare Ramon Salazar. Sì. Almeno, credo. Ok, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.